Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Mi scuso per la location un po' particolare, ma è una settimana particolarmente indaffarata. Insomma, approfitto un po' dei ritagli di tempo, in quanto è già partita da ieri la maxi collaborazione proposta da Fedikitty dedicata ai canali piccoli di YouTube, alla quale io ho deciso di partecipare. L'adesione alla proposta di Fedikitty, che saluto e ringrazio, è stata molto entusiastica e numerosa, siamo circa in 40, per cui io vi lascerò giù nell'info box il link al suo video che ho già visto ed è molto bello e carino, anche perché Fedi è una delle mie youtubers preferite, per cui se non la conoscete già vi consiglio di andarla a seguire, e all'interno del suo video troverete la lista esatta di tutte le youtubers che partecipano alla collaborazione. Il tema scelto per questa collaborazione è mostrare ciascuna di noi a suo modo quello che le piace di più in questo periodo. Io ho deciso di mostrarvi, suddivisi per categoria, i 5 prodotti che poi, come ho detto, possono essere di make up piuttosto che di abbigliamento, piuttosto che accessori, che sto utilizzando tantissimo, praticamente tutti i giorni in questo periodo. Il primo tema, il primo argomento è il make up. In questo periodo, lo avete visto dalla foto che vi ho appena mostrato, prediligo, e come mi vedete anche come sono truccata oggi, prediligo in modo particolare i trucchi molto semplici e chiari, e per cui come esempio vi ho mostrato la Naked 2 perché è con quella che realizzo abitualmente questo trucco che mi vedete, che porto praticamente tutti i giorni. Infatti è un momento in cui non mi vedo con i trucchi complicati e scuri come ad esempio gli smokey eyes, ma mi vedo con un trucco molto più semplice e chiaro. Con un trucco occhi semplice come quello appena descritto posso sbizzarrirmi sulle labbra, e il rossetto che sto utilizzando più di tutto in questo periodo è il mio rossetto preferito in assoluto, che è Rebel di MAC. Rebel di MAC lo avete visto nella foto precedente, all'apparenza può anche spaventare perché appare molto scuro, molto intenso, ma una volta applicato sulle labbra, e è quello che sto indossando io, in realtà ci si rende conto che è uno dei rossetti più portabili e modulabili che ci siano in commercio. La fama che ha è strameritata, anche perché ha una texture estremamente morbida e idratante, e per cui è molto confortevole sulle labbra, per cui veramente uno dei miei rossetti preferiti. Adesso è la volta di una parte secondo me irrinunciabile nel look di una donna, ed è lo smalto. Io praticamente non riesco a fare a meno dello smalto, nemmeno quando le mie unghie sono corte come in questo periodo. E in particolare in questi giorni ho una particolare tendenza verso gli smalti scuri. Qui ho acquistato con lo smalto in gel che avete visto nella foto, che è lo 052 della Pupa, per cui lo smalto in gel nero. È un nero molto lucido, molto intenso, che mi piace tantissimo e praticamente lo porto tutti i giorni. In alternativa vi ho mostrato anche l'altro smalto che utilizzo di nuovo dopo il nero, che è il numero 057, sempre in gel della Pupa, che come avete visto è un bel verde petrolio, per cui a metà tra il verde e il blu, anch'esso molto intenso, molto coprente. Oppure la terza alternativa è quello che sto indossando adesso, che vedete sul volante della mia auto, e che è questo bel viola, il numero 929 Let's Talk della Sinful Color, una marca che ho scoperto praticamente ieri, in quanto l'ho acquistato in offerta da OVS per 2,90 euro, e di questo prodotto sono già particolarmente soddisfatta. Adesso è la volta dei capi di abbigliamento. Per quanto riguarda l'abbigliamento, in questo periodo l'outfit che preferisco è quello che vedete nella foto, dove abbino dei leggings possibilmente mimetici, come quelli che appunto sto indossando nella foto e che ho acquistato da OVS, ad una maxi maglia che può essere o quella lì nera
col collo alto e le maniche a pipistrello che vedete appunto nella foto e che avevo acquistato da Pittarello l'anno scorso, oppure può essere un'altra che vi mostro nella seconda foto che ho acquistato da pochi giorni da Tezenis e come avete visto è una maglia asimmetrica, per cui più lunga da un lato che dall'altra, che volendo può anche essere utilizzata soprattutto magari se siete delle ragazzine come vestito, per cui insomma un abbigliamento molto pratico, molto comodo. E l'abbinamento che mi piace di più per questo tipo di outfit è con quegli stivaletti dei quali avete visto la foto sempre prima di questa parte di video, che sono degli stivaletti bassi in pelle nera e con delle borche anch'esse nere, secondo me molto belli. Li ho acquistati da Pimki per €35,90 e sono le scarpe che sto sfruttando di più in questo periodo perché pur essendo low cost sono molto comodi, molto morbidi e molto pratici. Infine è la volta degli accessori. La foto che avete visto è dell'anello che sto indossando anche in questo momento, che in pratica sono le 10 fedine della Pianegonda. È un anello in argento che mi era stato regalato qualche anno fa da mio marito, ma che secondo me è ancora molto attuale ed è costituito da 10 fedine in argento, appunto, 5 lucide, 5 grezze, diciamo opache, al quale sono molto affezionate, che secondo me si può abbinare molto bene, come avete visto nella foto, appunto agli smalti scuri e intensi che vi ho mostrato. Per cui ragazze, questo era il mio piccolo contributo alla collaborazione con Fedichitti e tutte le altre ragazze. Spero che il video vi sia piaciuto, mi scuso ancora per la location, ma come ho detto sono un po' indaffarata e devo sfruttare i ritagli di tempo. Fatemi sapere cosa pensate del mio video, andate a vedere anche le altre colleghe e se vi fa piacere ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!